Amiche, bentornate a una nuova puntata di A Casa di Ludo. Oggi abbiamo una mia amica, Federica. Federica, benvenuta. Ciao, grazie. Cosa preparerai per noi oggi? Allora, oggi, per una golosona come me, non potevo che portare un dolce. Il mattoncino dolce. Perfetto, allora vogliamo dare gli ingredienti alle signore che ci seguono? Allora, 200... Il caffè l'abbiamo fatto già, Federica, quindi possiamo, possiamo toglierlo. Altrimenti okay. Ci dà fastidio. Partiamo con 250 g di mascarpone, 2 o 3 cucchiai di crema alla nocciola o Nutella, dopodiché abbiamo gli Orosaiva, biscotti Orosaiva. Quanti ne servono per questa ricetta? Praticamente noi prepariamo una porzione per tra 4 e 6 persone, quello è a scelta, quindi diciamo un pacco e mezzo di Orosaiva. E della granella di nocciole. Allora, 250 g di mascarpone, 2-3 cucchiai di crema alla nocciola, un pacco e mezzo di biscotti Orosaiva e granella di nocciola. E caffè. Ok, caffè. Caffè. Perfetto. Okay. E abbiamo una ricetta per 4-6 sì, persone. Esatto. Benissimo. Bene. Innanzitutto vorrei ringraziare mia zia che mi ha fatto conoscere questo dolce. E poi spero di essere in grado, come lei, di realizzarlo nel migliore modo. Ma sei bravissima, Federica, lo sappiamo. Un tempo, ora per il lavoro che faccio non ho più tempo di stare in cucina, quindi ormai ho perso la mano. Allora, cominciamo? Possiamo cominciare? Assolutamente sì. Cominciamo con il mascarpone. Quindi, 250 grammi. Ok. Cucchiai di crema alla nocciola. Federica, a proposito di lavoro, hai fatto del tuo lavoro una passione. Sì, scusami. La mia passione. Della tua passione sì, è un esatto. Lavoro, scusami. Sì, in realtà io provengo da tutt'altra formazione, però... Infatti una laurea in economia. Sì, un dottorato in economia aziendale e quindi alla fine mi sono resa conto che... La vita è una sola, quindi bisogna, se uno ha la possibilità di fare ciò che ama di più nella vita, insomma. E quindi hai aperto una toelettatura. Sono una grandissima amante degli animali e per questo ho dovuto, insomma, studiare. Sono andata a Roma, ho fatto il corso di toelettatrice. Io amavo, diciamo, mi sarebbe piaciuto fare veterinaria. Però in realtà ho fatto tutt'altro percorso, come dicevo prima. Però hai recuperato un secondo momento. Ho recuperato un secondo momento, bravissima. Allora, torniamo a noi. Ora amalgamiamo il mascarpone con la crema di nocciole. Speriamo di non fare danni. Okay. Io mi appunto sul cellulare la ricetta comunque sì, nel frattempo. Fino a creare una crema, diciamo. Deve essere tutto ben amalgamato. Togliamo la Nutella. Sì, che ormai. Facciamo una foto. Non ne abbiamo bisogno. Faccio una foto sempre al lavoro a tutte le mie ospiti. Ah, bene. Le cogli proprio in fragrante. Assolutamente sì. A te piace cucinare? A me un uccellino mi ha riferito che non sei proprio... Federica, io preferisco mangiare. Esatto, a te piace più mangiare. Esatto. Esatto. Beh, va bene. Devo dire la verità anche a me. Però un tempo invece mi dilettavo di più in cucina. Beh, ora ti dedichi agli animali. Adesso sì. La tua insegnante è stata Nelly Oliva? Sì, esatto. Una grandissima professionista nel campo della toelettatura. Ma sono approdata a lei casualmente, perché non conoscevo questo mondo. Beh, lei è la toelettatrice ufficiale delle star, quindi... Sì, sì, esatto. Infatti abbiamo collaborato con Massimo Perla, che è l'educatore più, diciamo, più conosciuto a livello nazionale in Italia. E ho fatto veramente belle esperienze con lei, perché sono stata anche su set televisivi. Hai curato quindi il look di vari sì, animali? Esatto, abbiamo girato... delle fiction e quindi essendo lei la sua toelettatrice ufficiale ci siamo occupati diciamo dell'aspetto estetico dei suoi cagnolini insomma.
delle star. Delle star, perché sono a tutti gli effetti delle star questi piccoli animali. Non ti preoccupare, possiamo, Federica. Ho fatto un po' di macello lì. Non vogliamo... c'è problema, non c'è okay, problema. Ok, questo lo togliamo che non ci serve. Un piccio. Ok, il passo successivo, un dolce molto semplice. Io continuo ad appuntare. Sì. Il passo successivo è iniziare a comporre il nostro dolce. E quindi iniziamo ad unire due biscotti di Orosaiva. Quindi spalmiamo un po' di crema. Ora noi qui oggi dovremmo combattere con il caldo. Purtroppo, io non vedo l'ora sì. che passa, Federica, non ce la faccio veramente più. Quasi preferisco l'inverno, perché se dobbiamo stare a 40 gradi... Lo so, poi d'inverno ci lamentiamo perché fa troppo freddo. Questo è anche vero, però così è veramente troppo. Sì, è troppo. Poi veniamo anche male in video, siamo sudati, c'è l'inverno, non facciamo più la vera figura. È vero. Scherzo. Poi per me è la prima volta in video, insomma, uscire così, vabbè. Ma sei bellissima. Grazie. Ascolta, Fede, ma quanto influisce la tua attrezzatura in un concorso? È importantissimo, un concorso di bellezza è importantissima la tua attrezzatura. Quando si portano i cani in esposizione, ovviamente, svolge un ruolo fondamentale le caratteristiche del cane. Deve avere, ogni razza ha le sue caratteristiche e devono essere rispettate. Poi ulteriori punteggi vengono dati anche all'aspetto del cane, da come viene curato e quindi dall'aspetto del pelo. Io ti porterò la mia Lucrezia. Sì, ho visto che tu adesso hai una new entry in famiglia ed è bellissima, è stupenda. Perché anche lei è una piccola star, partecipa al programma, all'assaggio finale, assolutamente sì. Ecco. Quindi no, ho visto, ovviamente hai scelto una razza che ha bisogno di molte cure, perché... Però è adorabile il mio barboncino. Secondo me tutti gli animali sono adorabili. Sì, è vero, hai ragione. A prescindere dalla razza, a prescindere se sono di razza o meno. Però hai scelto un cane particolare perché è una razza che ha bisogno di cure, il pelo deve essere curato, deve essere reso... Deve essere nutrito, deve essere ogni giorno pettinato, insomma tu la saprai meglio di me, ho visto che la tieni impeccabile. Sì. Quindi... Le lavo anche i denti alla piccola Lucrezia, la sera. Sì, molti lo fanno, lo facevo anch'io quando avevo tempo con la mia, adesso sto trascurando un po' la mia purtroppo, a causa del mio lavoro, e un po' me ne dispiace, però vabbè, cerco di fare quello che posso. Ogni quanto tempo bisogna lavare? Non c'è una regola, in realtà non c'è una regola. L'ideale sarebbe una volta al mese, questo sì. D'estate si può lavare anche di più? Considera che i cani in esposizione vengono lavati ogni settimana, quindi non si va a rovinare il pelo se si usano prodotti di ottima qualità, il pelo viene assolutamente reso ancora più curato. Però diciamo un cane che non ha bisogno, nel senso che non fa esposizioni, una volta al mese, d'estate anche due volte al mese può essere tranquillamente lavato, però ripeto sempre, bisogna utilizzare sempre prodotti adatti a loro, perché hanno un pH diverso da noi, dalla nostra pelle, e quindi per evitare danni sulla cute non dobbiamo utilizzare prodotti per gli umani, oppure mi sono arrivate clienti con cani lavati con lo svelto. Sì, l'ho sentita questa cosa, sui forum invece non va bene. Ma assolutamente no, lo svelto. Perché addirittura... Io non ce l'ho mai lavato però. Perché hanno sentito dire in giro che lo svelto... Sgrassa. Sgrassa, sì, e poi toglie le pulci, non è assolutamente vero, assolutamente. Ok. È una leggenda metropolitana e anzi fa male al cane, quindi... Direi di evitare questo. Anche il detergente intimo? No, loro hanno un pH completamente diverso dal nostro, quindi hanno bisogno dei loro prodotti. Basta andare in un supermercato qualsiasi per animali e comprare prodotti per animali. Per chi ha il pelo lungo, consiglio sempre di utilizzare anche il balsamo, perché il pelo deve essere nutrito e quindi bisogna utilizzare il balsamo. Io direi che perfetto. Siamo arrivati. Ma io ne assaggerei uno intanto, che dici? Ah, si può già assaggiare? Sì, come no, certo allora, che si può assaggiare. Vediamo. È già così. È già buonissimo. È già buonissimo. Ok, allora adesso passiamo alla vera composizione, sperando di non fare danni.
la vera composizione, prendiamo questo piatto. Mi hanno tolto il gelato per prendere per questo microfonino, ti aiuta le tue ospiti. Ah, ok. Io aiuto mangiando. Certo, è sempre un aiuto. Allora, adesso lo componiamo, quindi spostiamo qualcosina qui, posso togliere queste cose? Sì. Ok. Allora, questo anche? Andiamo ad unire, sì. Allora, così spostiamo tutto da un lato. Togliamo. Ok. Ok, mettiamo così e facciamo vedere qui come viene il tutto. Ok. Andiamo ad unire. Ah, però prima di unire questi biscotti dobbiamo intingere il caffè. Quindi già stavo dimenticando un passaggio fondamentale, quindi intingiamo il caffè. Abbiamo la nostra amica Ape che vuol dire che è buono quello che stai preparando, Federica. Sì. Quindi intingiamo, spalmiamo un lato di questa crema che serve per unire tutti gli altri. Vedi, l'ape è attratta da tutto ciò. Sì. Per ora li mettiamo in questa posizione e poi verrà cambiata la posizione. Quindi bisogna fare tipo un paninetto? Esatto, tipo un castello. Mm. Ora, come dicevo prima, Abbiamo l'ape nel... Via. Dobbiamo adesso costruire il tutto, però combattiamo un po' con il caldo che mi fa scivolare i biscotti perché questa crema è molto... Questo è ottimo. Buono? Vedi? Il caldo purtroppo. Buonissimo, scioglie un pochino. Speriamo. Vogliamo far vedere anche come deve essere denso il tutto? Beh, deve essere un po' più denso, noi perché adesso fa caldo, per questo è. Però un po' più denso non dà questi problemi, insomma, di equilibrio ai biscotti. Ascolta Federica, torniamo un attimo agli animali, diamo qualche consiglio alle signore, ma in questo periodo di caldo cosa devono fare per tenere il cane al top? Ok, prima di tutto voglio sfatare il mito pelo lungo, cane soffre il caldo. Non è assolutamente vero, perché il pelo è termoprotettore, quindi se fa caldo aiuta a tenerli un po' più freschi, se fa freddo aiuta a tenerli un po' più caldi. Quindi, per l'importante, una cosa che non si sa è che... I cani non sudano come noi, ma sudano dalle zampe. Quindi, dalle zampe? Esatto, sotto ai piedini, sudano da lì, traspirano da lì. Quindi, importante, sempre parlo per cani a pelo lungo, perché cani a pelo raso non hanno questo problema, è togliere il pelo tra, diciamo, i polpastrelli, tra i cuscinetti. Togliere il pelo? Sì, è un tolettatore, ovviamente lo deve fare. La prima cosa che deve fare appena arriva il cane in toletta. Perché bisogna lasciar traspirare la zampina. E se sconsiglio di portare i cani in spiaggia, una cosa che io non amo, perché secondo me soffre. Anche perché poi dopo tutta la sabbia nel pelo, nelle zampine. Esatto, se si fa... Si è costretti poi a fare il bagno. Sì, più che bagno magari si può anche per un paio di volte togliere la sabbia con un bel phon. Un bel phon, una bella spazzolata, togliere la sabbia. Però il cane spiaggia diciamo che soffre un po', secondo me sta meglio a casa. Tu l'ho portato una volta, si è divertita tantissimo. Lo so che si diverte, corre. Sei pure tuffata, si è fatta il bagno. Io anche la mia la porto, però diciamo che stiamo quelle 2 ore dove corre, va in acqua, si rinfresca, poi andiamo via, non sto una giornata intera sotto il sole. Vabbè, ovvio, infatti io la porto la mattina presto. Ecco, bravissima. Intorno alle 17-18. Esatto, questa è la cosa migliore. Però stare una giornata... Anzi, la mattina pure l'acqua più pulita eventualmente, se vuole fare un bagnetto, il cagnolino. Esatto. E, quindi niente, per l'estate... Ma tipo si può rinfrescare in qualche modo, con una spugnetta, cioè non lo so, dare... Rinfrescare loro, la cosa migliore sarebbe bagnargli un po' le zampine, la testa, la testolina, perché sono punti più critici. E si dà un po' di refrigerio, però... Se il cane, vedete il cane buttato a terra, anche un pincher che non ha pelo si butta a terra, quindi non è questione di pelo. Insomma. Ma tipo la mia ha meno appetito in questo periodo, è normale? È normalissimo, sì. No, non vi preoccupate se il cane mangia poco. L'unica cosa è, per esempio, un'altra cosa, evitare di dare ai nostri amici animali il nostro cibo. Perché non è molto salutare. E se le crocchette non le mangia, tipo la mia fa difficoltà, ce le mangia la sera soltanto se poi non gli do da mangiare nient'altro, dice esatto, si strafoga. Esatto. Basta il digiuno di un giorno o 2 giorni, vedrai che poi ti mangia le crocchette. Perfetto, allora, benissimo. Ok, io direi di fermarmi qui. Queste ce le mangiamo a parte, ne aggiungiamo un'altra, giusto per, ne ho fatte di più. Per una tolettatura fai da te? Per lavarlo a casa? Sì, dare una sistematina. Sì,
usare le forbici non è indicativo perché rischiate di fare male al cane e poi sarà problematico per il toelettatore perché il cane praticamente si spaventa e poi per le toelettature successive avremo dei problemi. Quindi usare forbici no, ma usare, diciamo, lavarlo a casa si può. Tu, Federica, hai questo negozio a Tortoreto, giusto? Sì, Tortoreto. Sono vicino sulla Nazionale, si trova in via Capri. Niente, devo dire la verità. Ma non è solo un negozio di un negozio di toelettatura, ma è anche una pensione per cani? Sì, facciamo anche pensione. Io collaboro con altre 2-3 persone perché io praticamente al massimo posso accogliere 2 cani di taglia piccola. Poi ho un'altra collega che è in grado di accogliere un altro paio di cani, però solo femmine, perché lei ha un border collie maschio, a casa sarebbe impossibile, insomma, farli convivere. Quindi l'ideale per chi deve andare in vacanza, tipo li lascio qualche giorno, ma non subisce nessun trauma di stacco il cagnolino. Noi siamo molto... Tipo io avrei paura a lasciarlo. Lo so, molto paura, ma, però dopo noi siamo... diciamo molto presenti perché mandiamo foto, video, quindi facciamo vedere come vive il cane la quotidianità. Bellissimo. Sì, poi siamo molto attive, li portiamo nei parchi, anche perché noi addestriamo i nostri cani, portiamo a fare esperienze con altri cani, insomma. Beh, li coccoliamo, non li trascuriamo. A proposito, la mia non socializza molto. Dovresti portarcela un po' di più in mezzo agli altri simili, altrimenti avrai problemi poi domani. Quando passeggi, vede i cani, fa quella baia antipatico. Sì, così fa. Allora, ti consiglio di andare in un bel parco con tanti cani, lasciarla libera. Ovviamente non con pitbull o cani di grossa taglia, perché se mangiano un bocconcino. Non perché il cane, diciamo, non è socializzato, ma perché loro hanno modi un po' bruschi per giocare. La tua è piccolina, si scioccherebbe. Tutto qua. Ma il pro e contro di questo mestiere? I contro ci sono. Il pro è che io mi sveglio serena al mattino. Dico, vado a lavorare con il sorriso. Come me. Ecco. Il contro è che purtroppo lavoro molto duro perché ti capitano quei cani un po' mordaci, devi saperli gestire. Ti capita anche il cliente un po' pesante, e questo no, e questo no, e questo così, e questo è. Quindi, mi piace il toelettato così. Mi piace così, mi piace, ma così, ma tu che ne pensi? Va bene. Ma tu in book fai vedere tipo ti piace questo look, sì, quest'altro? No, io consiglio sempre dei consigli. Spiego che questo tipo di razza ha bisogno di questo tipo di taglio, deve essere fatto così. Ora insieme ci modifichiamo. C'è chi mi dice no, io guarda, voglio il cane semplice da gestire, e quindi lì butti via tutto il pelo. Io lo voglio tipo effetto Trudy, te lo dico subito. Quando vengo è carina, che quando cammini, insomma, tutti si girano che lo guardano. C'è un lavoro diverso da fare sul cane. Bisogna rispettare un po' delle regole. Io mi prenoto per questo look. Ecco, ma la tua è giovane adesso, dobbiamo aspettare. Sì, perché ho il pelo ancora morbido, quindi secondo me non si riesce a fare tanto. Ha il pelo da cucciolo, quindi bisogna aspettare. Allora, passiamo all'altra fase. Per fortuna rimangono in piedi. Dobbiamo ricoprire tutto il mattoncino di questa crema. Comunque, Federica, mi sembra semplice, cioè nel senso si può rifare tranquillamente, sì, velocemente. Sì, se ho fatto io, possono farlo tutti. Sì, è semplicissimo. Ora, questa è la parte un po' più difficile perché dobbiamo cercare di rendere tutto un po', capito, carino, un po' liscio, senza, insomma... Sì. Ecco, ci proviamo. Però, diciamo, dai, siamo fortunate. Il caldo ci sta aiutando a non farlo cadere. Sì. Quando è troppo caldo, poi ovviamente aggiustiamo un po' il piatto, lo puliamo, insomma. Adesso c'è. Quello è l'ultimo, dopo, come la sì, la parte fase, scenica, diciamo. La parte scenica. Sì, perché adesso anche l'occhio vuole la sua parte. Esatto, quindi cerchiamo di renderlo un pochino più carino, poi puliamo bene il piatto. Ovviamente io non è che ho molta manualità in questo. No, Fede, ti stai sminuendo. Non è il mio lavoro, però... Mia madre ama molto cucinare e io non ho ripreso da lei, devo dire la verità. Poi ama sperimentare, lei guarda le ricette in internet, in TV, e guarda anche il tuo programma. Ecco. Cosa ne pensa? Ma lei è appassionata, anche se ultimamente ha avuto problemi con la linea, devo dire la verità. Sì, c'è qualche problema, stiamo cercando infatti di risolvere. Si sta disperando, ma perché non la vedo più? Adesso mamma tornerà. Piano piano. Però può seguirci comunque su YouTube, magari ci pensi tu a far vedere tutto. Glielo devo insegnare un pochino. Teleponte, bollino celeste, cliccate lì
e potete rivedere tutte le puntate. Ah, va bene, glielo suggerirò. Perché mia madre ultimamente si è anche è diventata tecnologica, Non sapeva accendere un computer, invece adesso va in internet, si cerca le ricette, si guarda i video. Ci stiamo modernizzando. Allora, ce la farò, Ci siamo quasi. Sì, Federica, secondo me sì. Vedi, però mi cade ogni tanto. Poi c'è anche il trucco per come tagliare questo dolce. Ok. Non si taglia in modo tradizionale, in verticale, Poi ti farò vedere. Ok. Perché viene, insomma, viene anche più scenico. Guarda un po', che ne dici? Io dico che è perfetto, Federica. Ok, adesso rendiamo un po' più liscio qui, un po' qui. Ok. Diciamo che può andare. Anche perché poi potete metterlo per un po' in frigorifero e poi riprenderlo e spalmarci. Deve diventare un po' solido, quindi? Sì, perché adesso vedi è un po' troppo liquido. Ok, quindi si blocca un pochino in frigo? Si blocca un pochino in frigo, poi si riprende e si continua a spalmare la cremina che abbiamo. Gli ultimi ritocchi, gli praticamente. Ultimi ritocchi. Poi, proprio l'ultimissimo ritocco è quello di mettere sopra un po' di granella di nocciole. E il gioco è fatto. Il gioco è fatto, adesso puliamo anche il piatto. Se mi dai un pezzo di Scottex, cerchiamo di ripulire un po' il piatto per renderlo un po' più carino. È già carinissimo comunque, sì, diamogli una sistemata. Beh, però sì, veramente il piatto bello. Un pochino deve essere pulito. Ecco. Perfetto. Il nostro mattoncino. Ora bisogna metterlo in frigo per un paio d'ore. Noi non abbiamo tempo per fare tutto ciò e facciamo vedere come viene poi una volta l'ho portato tirato già fuori dal frigo. Pronto, questo lo puoi mettere. Questo lo mettiamo in frigo, sì, perché lo faccio assaggiare mio marito quando torna. Ecco. Lo tengo. Tuo marito però, perché infatti lui è fortunato. È vero. Allora, questo lo possiamo togliere. E vogliamo ripetere la ricetta nel frattempo che io sistemo? Sì. Ok, allora, abbiamo bisogno di 250 g di mascarpone, 2-3 cucchiai di crema alla nocciola o Nutella, biscotti Oro Saiva, più o meno un pacco e mezzo, dipende, perché possiamo fare porzioni tra 4 e 6 persone, del caffè, una macchinetta, potrebbe anche bastare una o due macchinette piccole, e della granella di nocciole. Ora. Ok. Sono fuggito un attimo, sono in frigo a prendere tutto. Ok, questa è una porzione diciamo da 4 perché l'ho fatta un po' piccolina rispetto a quella fatta in precedenza. Mi servirebbe un coltello? Sì. Anche quello bianco. Quindi questo è forza perfetto. Questo taglia. E facciamo vedere quindi come si taglia, come invece in maniera tagliata particolare. Ok, allora, non bisogna tagliarlo in questo verso, perché altrimenti tutti i biscotti, capito, okay, si staccano, non è molto indicato. Mi è stato insegnato a tagliarlo in maniera obliqua. Quindi noi adesso andiamo a tagliare il primo. La prima fetta la diciamo, fantastico, la lasciamo. Facciamo vedere, mettiamolo qui, Federica, facciamo dei... Prendiamo questa di fetta, che è meglio. Le mettiamo qui così facciamo vedere le signore a casa. È anche bello da vedere anche l'interno, esatto. È bellissimo, è veramente veramente bello, è buono sicuramente. Adesso questo lo dovrei assaggiare. Certo, questa è la parte più bella, io giuro di assaggiare prima. Tu non vedi l'ora. L'altro piatto, mi avvicini all'altro piatto. Sì. Ah no, una fettina piccola piccola ci mangiamo, io pensavo, facciamo una buffata. Tesoro mio, Io lo mangerei tutto però, un attimino. Ecco, poi eccoci qui. Un'altra cosa che potrebbe... Facciamo vedere. Posso suggerirvi e magari che chi ama il liquore nel caffè può aggiungere qualche goccia di un liquore al caffè o qualsiasi liquore insomma che desidera. Io perché non amo molto l'alcol e quindi lo faccio molto più semplice, però insomma può essere corretto. Perfetto.
Direi di assaggiare. Direi di sì. Proviamo. Speriamo. Con la forchetta o cucchiaino? Che con che no, cosa cucchiaino, devo fare? Okay. Come è rimane uguale. Più comodo, sì sì. Vai. Pronte. Vediamo. Com'è? Ottimo! Buono! È buono! Assolutamente sì, buonissimo! È delicato, dai, non è... Io non sono un amante dei dolci, mangio solo il tiramisù. Ah! E devo dire che questo è veramente, veramente è buono! Buono. Mm-hmm. Quindi dobbiamo ringraziare mia zia. Grazie zia Nadia! Certo, che ci starà sicuramente seguendo in questo esatto, momento. Esatto, esatto! Gliel'ho promesso, ho detto va... Ti ringrazierò. Ti menzionerò nel programma. Ti menzionerò nel programma. Va okay. Bene, che dire, signore, fate anche voi a casa questa ricetta, noi continuiamo a mangiare. Sì. Alla prossima puntata. Ciao, grazie.